Medio Oriente in fiamme di Eugenio Moresco, capitolo XII. Sonia, la sorella di Baldo, conosce Tony, uno dei tanti ufficiali della base americana che frequentano la zona. Tony è nato in una fattoria della California da madre russa e padre irlandese. È di religione cattolica, ha studiato matematica, fisica, astronomia e fa parte della riserva del personale pilota per i voli spaziali. Attualmente è occupato nella base aerea con il compito di rifornire di carburante gli aerei in volo. Egli dispone di un elicottero personale per spostarsi e spesso atterra nel prato vicino alla fattoria dei Morris, dove lo attende Sonia. Tony è un bel ragazzo, alto, bruno, con occhi neri e veste l'elegante divisa bianca degli astronauti a riposo. A Sonia, che vive di sogni, Tony sembra un dio venuto da un altro pianeta e se ne innamora profondamente. Anche Tony non rimane indifferente al fascino della romantica ragazza e finisce per amarla. È un amore fatto di poesia, di tenere carezze, di sospiri e baci, un amore di quelli che appartengono al passato, un amore incomprensibile per buona parte dei giovani d'oggi, i quali, per amore, intendono solo l'atto materiale di due persone che vanno a letto insieme. Il fratello Davide si è innamorato di Alima, la bellissima cameriera armena al servizio della sua casa. Il padre Romeo è contrario alle nozze, perché il sangue dei nobili non deve mescolarsi con quello dei plebei, ma il figlio si ribella e sposa la ragazza che desidera. È una coppia felice e tutti sono contenti, escluso il vecchio, che conserva anche dopo il matrimonio un certo distacco verso la nuora. Anche Sonia corona il suo sogno d'amore sposando Tony. Tutto avviene in fretta, come se avessero un presentimento di ciò che sta per accadere nel mondo e perciò vogliono godersi il tempo che rimane loro. Della fattoria dei Morris rimane ben poco, perché la terra è stata requisita per essere adibita a zona militare. Il fedele Yusuf è l'unico servitore ancora rimasto nella vecchia casa, che la signora Katie si rifiuta di abbandonare, perché ha in essa tutti i ricordi della sua vita, perché non riesce a mettersi in testa che la sua terra potrebbe diventare campo di battaglia. Katie pensa che gli uomini, per malvagi che siano, non possano distruggere quel mondo meraviglioso che sorge sulle pendici della montagna più bella del mondo. Le albe, i tramonti, i grandi prati verdi, la foresta, le vette immacolate del Kenya, i panorami stupendi fanno parte di una bellezza che è patrimonio di tutti e che nessuno ha il diritto di calpestare e di profanare. Lei poi ha anche un altro motivo per non lasciare la sua casa. Deve attendere il ritorno del figlio Baldo. Il vecchio testardo Romeo vive di ricordi della bella epoca, quando i nobili erano padroni del mondo e passavano tutto il loro tempo nei salotti a divertirsi e fare sfoggio di buone maniere. Egli non capisce che il tempo cambia e con esso le abitudini degli uomini e della società. Si sente nobile, anche se di nobile ha soltanto il nome, e per non venire meno a questo suo principio, non ha mai lavorato e continua a farsi servire, come del resto ha fatto suo padre e suo nonno, dai quali ha ereditato il titolo nobiliare. Romeo non si preoccupa nemmeno delle nubi che si addensano all'orizzonte e continua a vivere nella sua torre d'avorio, incurante di quello che accade nel mondo. A lui poco importa se la fattoria va in rovina, se i neri non ricevono la paga e se sua moglie deve assumersi tutta la responsabilità della famiglia. Egli pensa ai canarini, alle armi antiche e ai tempi in cui esistevano solo nobili e plebei, gaudenti libertini, schiavi e lavoratori. Non gli importa dei due schieramenti di forze che stanno per affrontarsi, della guerra imminente, dei milioni di morti che periranno. A lui interessa solo la sua nobile pelle e degli altri non se ne fa nulla,
anche se dovranno morire a centinaia di milioni. Tanto sono tutti plebei, proletari, carne da macello e da cannone. Di parere diverso è Tony, suo genero, con il quale discute nel suo studio e che reagisce anche al suocero, che lo guarda dall'alto in basso. Se i due blocchi si scontrano, dice Tony, questa volta cambia la faccia della Terra, i danni saranno irreparabili e l'umanità verrà distrutta. Pochi saranno quelli che si salveranno, perché la potenza delle armi non è mai stata così micidiale. A me non importa nulla di quello che può succedere ai miliardi di straccioni che popolano il pianeta Terra, risponde il suocero. Non me ne importa niente, perché sono esseri inferiori, che io considero alla stregua degli animali. Ammesso che gli uomini siano animali, dice Tony, che bisogno c'è di distruggerli quando questi animali hanno creato una civiltà, un progresso e sono utili a se stessi? Non sono io a portare queste masse al macello, risponde il vecchio, con tono di sufficienza. Non è la classe dei nobili a scatenare la guerra, ma i governanti eletti da voi stessi, cioè la pazzia collettiva. Ai bei tempi noi ci sfidavamo a duello per cancellare eventuali offese ricevute, senza coinvolgere altri. Allora esisteva il senso dell'onore, la dignità della classe dirigente alla quale il popolo obbediva ciecamente senza discutere. Non vi era democrazia, osserva Tony. Il vostro era un sistema di governo autoritario, dove chi comandava aveva sempre ragione. Ma fortunatamente oggi non è più così, perché ognuno è libero di pensare e di agire a modo suo. Bella fortuna, ribatte il vecchio, bella fortuna davvero, essere comandati da un branco di esaltati e di sciacalli. La chiami fortuna essere condotti verso la catastrofe da gente senza scrupoli, da uomini che portano parecchi miliardi di pecoroni al macello soltanto per dimostrare che il sistema per tosarli dell'Occidente è migliore dell'altro o viceversa? No, Tony, la vostra non è fortuna, ma una disgrazia. La vostra generazione è molto più infelice della mia, perché non sapete quello che volete e vi siete gonfiati in nome della libertà e della democrazia, tanto che avete sconfinato in un mare di guai. Come ti ho detto, a me poco importa che i falsi pastori di questo gregge immenso periscano assieme al gregge stesso. Io ormai sono tagliato fuori, sono il prodotto di una società passata che avrà commesso errori, ma che ha anche scritto un capitolo di storia. Anche noi stiamo facendo la storia, interviene Davide, giunto in quel momento con Alima, e la nostra storia sarà scritta a caratteri d'oro. Lasciamo perdere codesto argomento, dice Alima, interrompendo il discorso del marito, tanto non siamo noi che possiamo cambiare il destino e il corso delle cose. E con gentilezza invita i tre uomini a seguirla nel ricco salotto dove sono ad attenderli Sonia e la signora Ketty per prendere il tè servito dal fedele Yusuf. Mentre i sei, seduti comodamente nelle soffici poltrone del sontuoso salotto, mangiano pasticcini e sorbiscono il tè, laggiù in basso, vicino alle scuderie, in uno dei vecchi tukul malsani e cadenti, alcuni indigeni giudicano i bianchi. Ci sono giovani e vecchi lavoratori della fattoria, gente che ha consumato tutta la vita nelle coltivazioni, ricevendo in compenso un tozzo di pane nero e quattro cenci per coprire le proprie miserie. Eccoci qui, dice uno degli anziani, mostrando il suo abito sbrindellato e toccandosi le ossa delle gambe stecchite. Ecco come siamo ridotti, dopo 8 generazioni consumate al servizio dei bianchi. Dopo 2 secoli di lavoro non abbiamo una casa, un abito decente e nemmeno pane sufficiente a sfamarci. È vero, conferma un vecchio, seduto per terra vicino a lui, mostrando il petto nudo sul quale spuntano le costole, simile a uno scheletro coperto dalla pelle nera. E noi siamo i più fortunati perché ancora vivi, tutti gli altri sono morti di stenti e fame.
Abbiamo vissuto peggio degli animali, interviene un terzo, tutto storpio. I pidocchi, le pulci, le cimici e mille altri insetti sono stati i nostri compagni in questi tukul puzzolenti, umidi e malsani. Siamo stati trattati peggio delle bestie, perché esse avevano il pavimento in cemento, acqua e cibo a sufficienza e le scuderie costruite in mattoni, mentre le nostre capanne sono ancora oggi fatte di merda di bufalo impastata con il fango della nostra terra, la terra che i bianchi si sono appropriati e abbiamo fame. Io li odio, interviene un giovane. Io li ho sempre odiati, quei maledetti pieni di boria dalla pelle bianca, che hanno sfruttato tutti i popoli africani, che si sono arricchiti col sudore e il sangue del nostro lavoro, che ci hanno resi schiavi con la forza delle loro armi, che hanno massacrato uomini, vecchi, donne, bambini, quando abbiamo reclamato i nostri diritti. Li odio e li odierò sempre perché sono cattivi e malvagi. I bianchi non sono uomini, ma mostri. E questo ve lo dimostra che ancora oggi ci tengono economicamente schiavi, più di prima, e che scorrazzano sulla nostra terra e nel nostro cielo con le loro macchine infernali. Un odio feroce mi rode qui nel petto. Vorrei ucciderli tutti, farli a pezzi e buttare la loro carne puzzolente alle iene. L'Africa è la terra della gente di colore, perché devono, dopo averla sfruttata per costruirsi in Europa ville e castelli, ora trasformarla in campo di battaglia per questioni che non ci riguardano? Noi siamo un popolo pacifico, un popolo che dopo molti secoli di schiavitù e sofferenze vuole vivere in pace. Noi siamo neutrali, non vogliamo batterci per nessuno. È giusto quello che dici, giovane, riprese il primo che aveva parlato. È giusto. Ma dove non regna giustizia, il giusto e l'ingiusto hanno lo stesso valore. E il fatto che noi non siamo schierati né da una parte né dall'altra non ci eviterà di essere coinvolti nell'eventuale conflitto tra i due grandi despoti, ma ci metterà nelle condizioni di essere battuti, calpestati e massacrati da entrambi. Se la guerra ci sarà, la nostra terra sarà percorsa da un rullo compressore che schiaccerà tutto, comprese colline e montagne. Io li odio tutti ferocemente, dice il giovane. E tu, vecchio saggio, mi dici che non posso fare niente, che devo rassegnarmi a farmi schiacciare come un verme? Non possiamo fare niente a meno che il grande spirito della montagna non scenda in nostro aiuto. Lui solo può aiutarci, perché possiede il raggio della morte, la sola arma che può distruggere l'uomo bianco e le sue macchine infernali. Egli è lassù sulle cime, a contatto con le nuvole. Può muoversi sul suo vascello di fuoco e navigare per il cielo scagliando sui nostri nemici il raggio che uccide, che buca le montagne, che incendia le foreste e spezza la roccia. Se invochiamo il Grande Spirito, forse potremo ancora salvarci, dice con voce profonda il vecchio, e nella capanna scese un silenzio profondo, sepolcrale, mentre le menti si concentrano per evocare lo spirito della razza nera. Il solo mezzo al quale possono ricorrere in base ad una antichissima credenza popolare.